Dottoressa, parliamo di autismo, però in particolare il progetto di cui si parla oggi riguarda i genitori e l'aspetto più rilevante, che è quello dello stress quando si ha a che fare con bambini che soffrono di questa patologia. Sì, il progetto Interpares si divide in tutta una serie di parti, di ambiti. Un ambito a cui noi teniamo molto è sicuramente quello dedicato ai genitori, quindi alla famiglia. La famiglia dei bambini con una condizione autistica deve sicuramente superare tantissime sfide quotidiane, tra queste la gestione del comportamento dei bambini, tutta una serie di difficoltà emotive che vedono i genitori dover gestire, ecco, anche tutto quello che loro hanno come aspettative rispetto ai propri figli. In questo caso quindi Interpares dedica un aspetto più di tipo psicoterapeutico e quindi di supporto che possa non solo garantire ai genitori la possibilità di diventare competenti all'interno di quella che è la relazione genitore-figlio, quindi riuscire a coordinarsi all'interno di tutte quelle che sono le problematiche di tipo pratico, ma anche poter curare e gestire i loro aspetti emotivi, e quindi attraverso delle tecnologie innovative, quelle della realtà virtuale, in cui questi genitori attraverso un visore verranno immersi in dei contesti di rilassamento e di meditazione, quindi attraverso quella che è una tecnica ben precisa, che è la mindfulness. La mindfulness che darà loro l'opportunità di stare nel momento presente e quindi non essere così tanto vittima di tutta una serie di pensieri invadenti e invasivi che poi genera ansia, stress, panico, depressione. Il CNR attraverso questo progetto quanti bambini e quindi quante famiglie ha preso in carico al momento? Allora, il progetto prevede che ci sia una presa in carico di diverse fasce di età. Quindi c'è una prima fascia di età che prevede già in questo momento una registrazione specifica di una ventina di bambini, della fascia di età dai 0 ai 3 anni. Poi abbiamo la fascia di età un po' più ampia, che è quella dai 4 ai 12 anni, quindi ha una fascia scolare e di preadolescenza, e già abbiamo un inserimento di 60 famiglie, e poi c'è un'altra fetta di una ventina di giovani adulti, quindi è una fascia di età dai 13 fino appunto ai ragazzi più grandi. Come si accede al progetto? Al progetto si accede attraverso una piattaforma web che appunto dà l'opportunità alle famiglie di potersi iscrivere, e quindi una volta iscritti verranno inseriti in un registro, verranno contattati e quindi si inizieranno tutta una serie di fasi, quindi tra cui fasi valutative e poi di inserimento nei vari protocolli. Che frequenza c'è a disposizione per i bambini, per le famiglie, cioè ogni quanto possono venire? Questo dipende dal tipo di protocollo in cui vengono inseriti, perché la valutazione che viene fatta sia della famiglia che dei bambini è di tipo assolutamente individualizzato e personalizzato, quindi non esistono dei protocolli standard per tutti. Ma se un bambino ha la necessità, per esempio, di dover lavorare in maniera costante con una certa frequenza, c'è anche la possibilità di essere inserito per 3 volte a settimana. Riguardo anche quelli che sono degli standard specifici della riabilitazione. Non so se l'ha detto, ma fino a che numero di bambini potete arrivare? Allora, noi con il progetto Interpares abbiamo la possibilità di poter includere nel progetto 300 bambini, 300 famiglie nel corso dei 3 anni. Speriamo, insomma, di poter far accedere più bambini e più famiglie possibile.